Le borse europee chiudono contrastate la seduta odierna di contrattazioni sulla scia dei dati che indicano un rallentamento dell'economia nella zona euro. Le perdite accumulate nella prima parte della giornata sono state tuttavia recuperate dopo l'avvio di Wall Street, che ritrova l'ottimismo sui risultati positivi del lavoro USA. Parigi e Londra sono positive, Francoforte resta vicina alla parità. Piazza Affari è in rosso, zavorrata dalle banche che scontano la risalita dello spread a 257 punti. Sul principale paniere milanese fa ripuntati sulla Juventus che, dopo la sconfitta contro l'Atalanta in Coppa Italia, lascia sul terreno oltre 7 punti percentuali. Tra le banche la peggiore è UBI, che cede 4 punti percentuali, seguita da Banco BPM, Unicredit e Intesa San Paolo. Unica in controtendenza BPER, che guadagna lo 0,30%. Vanno bene i titoli industriali e il lusso, Moncler e Ferrari guadagnano circa 2 punti percentuali.